Grazie alla dottoressa Marinari che ci ha portato nelle storie di chi è privato dei propri diritti, delle storie che sono ancora aperte e che, per cui Amnesty si sta battendo, e anche delle storie che sono finite bene, a riprova che insomma con perseveranza e con a volte anche con molto coraggio queste battaglie riescono a ottenere dei risultati. Il quarto intervento è del professor Antonio Marchesi, che insegna diritto internazionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, che ha insegnato nella facoltà di filosofia alla Sapienza a Roma e nella John Cabot University. Dal 2016 insegna nell'American University di Roma e dal 2009 tiene corsi per la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. È iscritto alla sezione italiana di Amnesty dal 1977 e ne è stato anche presidente per due volte. E dal 2017 al 2019 è stato consulente del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quindi un ruolo molto importante, come mi permettevo di sottolineare all'inizio di questo seminario. La parola al professor Antonio Marchesi, prego.